Chiesa gremita per il funerale di Marina Luzzi, la giovane mamma uccisa con un colpo di pistola dal cognato a Fossombrone. Stamane la convalida dell'arresto di Andrea Marchionne. Interventi in corso in diversi plessi scolastici di Mondolfo e Marotta, il punto dei lavori con il sindaco Barbieri. Locali ampi, servizi più comodi per la clientela, accoglienza, sostenibilità e piena sicurezza. Taglio del nastro a Calcinelli per la nuova agenzia BCC FAM. Concluso il progetto Ci sto a fare fatica. Oltre 40 giovani hanno reso più bella la città di Fano intervenendo nei parchi pubblici e sul bene comune. Giovedì 10 agosto torna in Gir per Fan, un'occasione per conoscere Fano attraverso le prelibatezze del territorio. Meritato successo per il campus del Green Jazz Village, una scuola di musica dedicata a bambini e ragazzi per imparare a cantare, suonare e condividere la passione per un genere musicale che interessa anche alle nuove generazioni. Un cordiale saluto e benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Si è svolta questa mattina l'udienza per la convalida dell'arresto di Andrea Marchionne, l'uomo di 47 anni che martedì 25 luglio ha sparato e ucciso con un colpo di pistola la cognata Marina Luzzi. L'udienza è iniziata alle 9:20 e si è protratta fino alle 12:50. Circa tre ore intense nelle quali il killer avrebbe fornito dettagli utili per lo svolgimento delle indagini. Intanto, nel pomeriggio di oggi, nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice di Fossombrone, si sono svolti i funerali di Marina. Come già noto, l'amministrazione comunale nei giorni scorsi aveva annunciato il lutto cittadino. L'intera comunità, infatti, si è stretta attorno al dolore della famiglia. Attraverso il DNA è stato rintracciato uno dei presunti autori dei furti compiuti nel giro di pochi giorni nella stessa abitazione a Iesi. Il primo colpo, messo a segno il 2 dicembre, aveva fruttato diverse migliaia di euro in gioielli e pellicce. Nel secondo, appena 8 giorni dopo, era stata sfondata anche una parete del caveau dal quale erano stati asportati ulteriori oggetti di valore. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona e svolte dai carabinieri, hanno consentito di individuare un 41enne albanese residente in provincia di Milano che nei giorni scorsi è stato arrestato. Determinante è stato il sopralluogo eseguito dal personale della sezione investigazioni scientifiche di Ancona che è riuscito ad individuare una piccola traccia ematica lasciata da uno dei malviventi che si era ferito proprio mentre creava l'apertura in una delle pareti del caveau. Il materiale biologico era stato inviato a Roma dove le analisi di laboratorio hanno permesso di estrapolare il profilo genetico. L'uomo infatti era già censito nella banca dati perché già condannato in via definitiva per fatti analoghi. Sono in corso ulteriori attività per identificare gli altri componenti della banda. Lavori in corso a Mondolfo in alcune scuole del comune tra riqualificazioni, messa in sicurezza e nuove tinteggiature. Nel prossimo servizio vediamo quali sono gli interventi nell'intervista realizzata al sindaco Nicola Barbieri. Nel comune di Mondolfo proseguono i lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza di diversi plessi scolastici. Tra questi c'è la scuola primaria dell'infanzia del campus a Marotta, dove sono in corso importanti interventi di sostituzione dei pavimenti e di nuove ritinteggiature delle aule, per un costo complessivo di 200.000 euro con fondi provenienti dal bilancio comunale. Nel centro di Mondolfo invece i lavori alla scuola Fermi sono quasi giunti al termine. I ragazzi di Mondolfo, delle medie di Mondolfo ritorneranno qui nella scuola media Fermi. Dopo anni di chiusura per i lavori di adeguamento sismico finalmente stiamo concludendo questo importante intervento e quindi a settembre i ragazzi ritorneranno proprio qui a fare attività scolastiche in un edificio scolastico completamente rinnovato, adeguato dal punto di vista sismico e quindi della sicurezza.
con un intervento anche riguardante l'efficientamento energetico, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la ventilazione all'interno delle aule, quindi un intervento davvero importante. È stato un percorso lungo e difficile che ha visto l'amministrazione comunale impegnata prima con le verifiche sismiche sull'edificio scolastico, poi con la progettazione, poi la partecipazione quindi ai bandi ministeriali e l'ottenimento di un importante finanziamento di oltre 3 milioni di euro, e quindi poi l'avvio dei lavori. Sono stati anni di lavori per arrivare fino a questo punto. Ora ci siamo e stiamo concludendo tutte le operazioni più importanti per far trovare pronta la scuola per i ragazzi delle scuole medie di Mondolfo. Come amministrazione comunale stiamo impegnando diverse risorse proprio sugli edifici scolastici, proprio per la loro riqualificazione. In questi anni abbiamo fatto diversi interventi, oltre proprio questo alla scuola media Fermi, ma anche un intervento importante alla scuola elementare Moretti, di recupero di spazi in disuso da anni, interventi anche alla scuola primaria Raffaello, alla scuola dell'infanzia Campus, alla scuola media Fadi Bruno. Quindi ogni anno ci impegniamo a mettere delle risorse proprio per riqualificare gli edifici scolastici. Anche quest'anno abbiamo messo altri 200.000 euro con un lavoro che è in corso e si concluderà proprio per l'inizio dell'anno scolastico. In questo caso all'interno della scuola elementare Campus stiamo riqualificando tutti gli spazi interni, che darà una nuova immagine e spazi rinnovati e accoglienti per i bambini della scuola primaria Campus di Marotta. In questi 200.000 euro sono compresi anche dei piccoli interventi di riqualificazione sempre all'asilo Campus. Momenti di paura oggi pomeriggio in strada Breccioncino a San Costanzo, dove un furgone adibito alla vendita di alimenti ha preso improvvisamente fuoco intorno alle ore 15. Dai primi accertamenti è emerso che l'origine delle fiamme è da ricondurre a un problema di natura elettrica nel vano motore. Illeso il proprietario del veicolo, che era da poco rientrato a casa. Sul posto i vigili del fuoco di Fano, che hanno lavorato per diverse ore e messo in sicurezza una bombola che era all'interno del mezzo. Il furgone, ridotto ad uno scheletro, è andato completamente distrutto. Sul posto si è recato anche il sindaco di San Costanzo, Filippo Sorcinelli. Invece la notte scorsa i pompieri sono intervenuti a Novilara per soccorrere un ragazzo che, mentre camminava lungo un fossato, è scivolato nella scarpata vicino all'autostrada. I pompieri sono scesi utilizzando tecniche SAF, spelio alpino fluviale, facendosi largo anche con la motosega nella fitta vegetazione per raggiungere la persona. Al giovane, che era visibilmente infreddolito, è stato fatto indossare il giubbino di uno dei soccorritori. Poi è stato effettuato il recupero in sicurezza per affidarlo al personale del 118. Taglio del nastro a Calcinelli di Colli al Metauro per la nuova agenzia BCC Fano. È la seconda inaugurazione di sportello nell'arco di 6 mesi. Al termine è stato presentato il volume di Alfio Magnesi dedicato alla comunità. Il servizio è di Simona Zonghetti e le interviste di Esther Musco. Oltre 2.000 clienti, 550 soci con più di 100 milioni di euro di fondi intermediati e un rapporto di reinvestimento nel territorio comunale di Colli al Metauro pari al 78,7%, sono alcuni dei numeri che inquadrano la nuova agenzia BCC Fano di Calcinelli, inaugurata mercoledì 26 luglio al piano terra della palazzina in via Manzoni 1, a pochi passi dalla vicina piazza Pio Franchi dei Cavalieri, dove l'istituto di credito era operativo fino a pochi giorni fa. Un'agenzia storica per l'istituto di credito, ha detto il presidente Romualdo Rondina, perché in ordine di tempo si tratta del sesto presidio aperto sul territorio. Era il 1995, a dimostrazione che la banca ha sempre nutrito un profondo e proficuo rapporto con il territorio di competenza e con la comunità. Siamo lungo la Flaminia e poi con tanti locali
possibilità quindi di attività di consulenza, ciò che non era possibile nella vecchia sede. Quindi sicuramente maggiore attenzione per il territorio, comprendendo nel territorio anche il comune Saltara e quindi il Balì, perché qui dietro abbiamo il Balì, quindi è sicuramente un riferimento storico importante per questo comune. Numerose le personalità che non hanno voluto mancare all'inaugurazione. Dopo la benedizione dei locali da parte del vescovo Andrea Andreozzi e del parroco di Calcinelli, Don Matteo Pucci, la cerimonia è proseguita con il saluto del sindaco Pietro Briganti e il benvenuto dei vertici della banca. È un territorio molto vivace, il comune di Colli al Metauro, con insediamenti produttivi importanti e anche la presenza di famiglie e anche giovani. Quindi la banca guarda al futuro, cercando di dare un servizio qualificato, un buon mix tra innovazione, consulenza e operatività tradizionale. L'agenzia l'abbiamo aperta lunedì mattina, quindi già lunedì mattina siamo stati operativi al 100%. L'organico è composto da quante persone? L'organico è di 5 persone, io titolare, vice, due sportelli, due sportellisti e responsabile titoli. Un ATM H24 operativo? La nuova macchina operativa, l'ATM Evoluto, che ci permette di fare versamenti alla clientela anche fuori dall'orario di sportello, attivo 24 ore su 24, un'area self dedicata dove il cliente può in sicurezza fare versamenti e prelevamenti a qualsiasi ora del giorno. L'inaugurazione dell'agenzia è stata anche l'occasione per presentare il volume Calcinelli, la storia e le storie, a cura di Alfio Magnesi ed edito con il sostegno di BC Cifano, uno straordinario album di famiglia di oltre 300 pagine e tante foto inedite dove i protagonisti si sono raccontati da dentro. È la storia di un paese fatta con la storia di tante persone che lo hanno abitato. Il piacere è stato di incontrarli, di entrare nella loro intimità e di ricevere molto più di quello che hanno dato, perlomeno dal punto di vista personale. Ne sono estremamente soddisfatto e mi sono un po' riappacificato con questo paese che non pensavo di conoscere così approfondito. Questo libro dove lo si può recuperare, Alfio? Dunque, il libro oggi è stato dato ai presenti e penso che da domani sarà disponibile nella banca per chi lo vorrà prendere, sia che sia cliente oppure no. Purtroppo ci risiamo. I pannelli artistici installati nel sottopasso del Lido sono stati nuovamente vandalizzati. Infatti, come potete vedere da queste foto e video che ci hanno inviato i nostri reporter di strada, sono stati sfondati in tre punti altrettanti pannelli in cartongesso decorati dai ragazzi del liceo artistico Apolloni. Gli studenti erano già dovuti intervenire nel 2021 a causa di alcune scritte incise dai vandali. L'assessore al decoro Brunori ha fatto sapere di avere già allertato la polizia locale. E a proposito di decoro urbano, a Fano si è concluso il progetto Ci sto a fare fatica, l'iniziativa che ha coinvolto più di 40 ragazzi fanesi nella cura della città. Si intitola Ci sto a fare fatica ed è il progetto rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 21 anni che intende recuperare il prezioso contributo educativo e formativo dell'impegno e della fatica, stimolando gli adolescenti a valorizzare al meglio il tempo libero estivo attraverso attività concrete di volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni. I giovani partecipanti sono stati coinvolti nei mesi di giugno e luglio in una serie di attività settimanali dedicate alla cura del bene comune. Questa mattina il progetto è terminato con la riqualificazione dei giardini radicioni in centro storico a Fano. Ci sto a fare fatica, ha coinvolto 40 ragazzi che veramente hanno dato un contributo importantissimo alla città di Fano, perché si è svolto in 4 settimane con l'aiuto anche degli Endimol, che appunto sono delle persone che si sono messe a disposizione del circolo ricreativo e anche della Caritas, delle associazioni che ci hanno dato una mano, e anche dei tutor, proprio ragazzi con i ragazzi che li hanno controllati, li hanno supportati in tutte le mansioni. Siamo intervenuti in diversi luoghi della città, ci troviamo qui ai Giardini Radicioni, dove appunto abbiamo fatto una riqualificazione generale da quello che è stato il dipinto fuori delle mura di questo giardino alla riqualificazione dello spazio stesso. Oltre a questo luogo siamo intervenuti in un asilo, siamo intervenuti in altri luoghi della città dove i ragazzi hanno fatto veramente di tutto, dallo spazzare delle foglie, al rimettere in sesto delle panchine, al migliorare la città.
questo è un tema importantissimo perché i giovani hanno uno spazio fondamentale. Sono protagonisti perché non sono il futuro, ma sono il presente. Credo che, come è scritto anche qua nella frase, sia quello di prendersi cura degli altri, ma in questo caso anche del bene comune, non solo un gesto eroico, ma anche un gesto nobile. È un bel esempio per la comunità. Io lo dico non solo per il comune di Fano, ma come presidente dell'ambito anche per tutti i comuni dell'ambito, sono 5 quelli che hanno partecipato e li ricordo: Mondolfo, Mondavio, Pergola, San Lorenzo in Campo e Fano, per un totale di circa 100 ragazzi e ragazze che in queste settimane sono stati veramente un esempio per tutte le nostre comunità. Oltre ai ringraziamenti da parte dell'amministrazione comunale e a un momento di condivisione, a ciascun partecipante è stato consegnato un riconoscimento che potrà essere speso in abbigliamento, libri scolastici, cartoleria, libri di lettura e tempo libero. Sono uno dei 40 ragazzi che hanno partecipato a questo progetto di Ci sto a fare fatica e veramente è stato un progetto che ha veramente gratificato tutto il gruppo, perché dove abbiamo anche socializzato, abbiamo soprattutto lavorato per la città, abbiamo appunto dato le nostre forze dove c'era bisogno. È un progetto che comunque consiglio a tutti i ragazzi perché comunque permette di trascorrere l'estate in compagnia, socializzare e conoscere nuove persone, soprattutto è un passatempo, diciamo, ecco. Un progetto molto utile anche per diciamo, ripulire la città e renderla più bella. E riprenderà sabato 29 luglio e proseguirà fino a domenica 27 agosto la mensa sostegno organizzata dalla Caritas diocesana con il sostegno di donatori e volontari per prendersi cura durante l'estate di quanti sono in difficoltà. Come ormai da 3 anni a questa parte, in occasione della chiusura della mensa di San Paterniano per la pulizia e la sanificazione dei locali, la mensa si svolgerà nei locali del Centro Pastorale Diocesano in Via Roma 118 a Fano. Quest'anno, dopo le necessità sanitarie degli anni passati, si tornerà finalmente a consumare il pasto in presenza, previa iscrizione presso il Centro d'Ascolto della Caritas Diocesana. La mensa sarà attiva tutti i giorni, dalle 11.30 alle 12 sarà possibile registrarsi, mentre il pranzo verrà servito dalle 12 alle 13. Si rinnova il successo per il campus musicale dedicato ai bambini e ragazzi del Green Jazz Festival. Numerose le partecipazioni dei giovani allievi che sabato 29 luglio si esibiranno con l'orchestra Mosaico Musicale del Fano Jazz by the Sea. Imparare un genere musicale che nasce dall'improvvisazione per diventare uno stile di vita. È questo che propone il campus, una vera e propria scuola di musica organizzata all'interno del Green Jazz Village, in collaborazione con l'orchestra Mosaico, dove giovani musicisti possono perfezionare il proprio talento seguendo corsi organizzati in base agli strumenti e sentirsi così totalmente partecipi del Fano Jazz by the Sea, vivendo un'esperienza collettiva altamente formativa. Il campus musicale è un'idea che già c'è da diversi anni, è un workshop con ragazzi dai 10 anni in su che provano tutti i giorni, suonano tutti i giorni in piccoli gruppi e quindi, come dire, imparano a suonare, imparano anche ad avere dimestichezza con quello che è il linguaggio del jazz, quello dell'improvvisazione. Comunque la cosa importante è che hanno questa esperienza collettiva di imparare a suonare. Ragazzi appassionati di musica che arrivano da tutta Italia senza una particolare didattica pregressa per apprendere in una sola settimana di esercizio intensivo l'arte dell'improvvisazione e della condivisione musicale. Come si insegna la musica jazz ai ragazzini? Quasi quasi è più facile farlo con i ragazzini che con quelli più grandi, nel senso che è una musica molto spontanea, quindi quando lo si prova dall'inizio così senza avere troppe cose già conosciute per la testa è più facile suonare liberamente, però ecco, questa genuinità alla fine è forse più facile trovarla proprio quando si è all'inizio, quando si è piccoli soprattutto, ecco, che quando si è già avanti negli studi. Ognuno viene da un'esperienza diversa, però qui li mettiamo insieme per suonare e quindi facciamo delle cose che alle volte
anche un po' più difficile farle a scuola per una questione di struttura, di tempi, eccetera. Diciamo che facciamo in una settimana, mettiamo su un programma che a scuola ci mettiamo 2-3 mesi a volte, no? Ma perché sono diverse le dinamiche, le situazioni, è una cosa obbligata in questo modo. Però ecco, i ragazzi si trovano qui insieme per fare musica insieme, ecco, che non è così scontato trovare situazioni. Come nelle ultime 7 edizioni del Green Jazz Village, porte aperte anche ai più piccoli con l'area Baby Friendly, dove ai bambini dai 6 ai 10 anni viene insegnato il canto corale attraverso esercizi di socializzazione per arrivare ad esibirsi sabato 29 luglio insieme all'Orchestra Mosaico, coronando l'impegno sia dei giovanissimi allievi che dei loro insegnanti. Abbiamo inserito all'interno, diciamo, di questo progetto tutto ciò che riguarda una metodologia, chiamiamola così, che riguarda proprio al gioco all'interno, giocare cantando, giocare suonando, e quindi i ragazzi e i bambini si divertono tantissimo, però intanto imparano il repertorio, e quindi sabato avremo proprio il concerto, molto interessante perché appunto abbiamo questa parte di bambini che non si sono mai approcciati alla musica, quindi imparano tutto a memoria, tutto attraverso l'ascolto, il movimento, il gioco, mentre abbiamo i ragazzi più grandi, quindi l'area, diciamo, orchestrale, dove abbiamo bambini e ragazzi che già hanno intrapreso uno studio formale dello strumento, e quindi con loro il lavoro è sulla lettura degli spartiti, sul lavoro di sezione e sul lavoro anche molto dell'improvvisazione, quindi è un lavoro molto articolato, però poi alla fine abbiamo questa bellissima parte di contatto dove tutti possono suonare insieme. E il servizio era di Stefania Bonomi. Dopo le migliaia di persone mobilitate a Treponti per la festa della Cresciamatta, la Proloco di Fano sta moltiplicando i suoi sforzi per animare tutto il centro storico. È stata presentata infatti la nuova edizione di In Gir per Fan, una inimitabile occasione per visitare i musei gratis e gustare la polenta di San Costanzo, il tartufo di Acqualagna, la salsiccia di Mondolfo, il formaggio di Fano e il gelato di Monteporzio. Massimo Foghetti. Ormai è diventata una classica tra le numerose manifestazioni che arricchiscono l'estate fanese, un evento che è riuscito ad esprimere nel migliore dei modi il connubio tra enogastronomia e cultura. Parliamo di In Gir per Fan, conosciuta dagli stranieri come Round Fano, un modo originale ideato dalla Proloco di animare l'estate costellando il centro storico di punti di ristoro su un itinerario che consente al pubblico di visitare anche le bellezze artistiche e culturali della città. L'iniziativa, che si terrà il 10 agosto prossimo, è stata presentata dagli assessori alla cultura Cora Fattori e al turismo Etienne Lucarelli e dal presidente della Proloco Giacomo Grandicelli. Abbiamo le solite 8 postazioni che vengono gestite prevalentemente dalle Proloco della provincia di Pesaro Urbino, che collaborano con noi, e come prodotti tipici abbiamo le solite cose, ovvero abbiamo il tartufo di Acqualagna, abbiamo il crostolo di Urbania. Quest'anno purtroppo non avremo la pesca di Montelabate perché c'è stato purtroppo un problema legato alla Proloco, però abbiamo rimpiazzato con la Proloco di Monteporzio, che ci allieterà la serata con un buonissimo gelato, quindi visto che è caldo sicuramente ci aiuta. E poi chiaramente la classica polenta di San Costanzo. Come novità invece abbiamo sicuramente ampliato il parco di musei aperti nella nostra città, e soprattutto siamo riusciti a mettere come punto di distribuzione all'interno della Rocca. Per tanti anni non siamo più riusciti a farlo per questioni organizzative. Quest'anno, anche grazie anche alla collaborazione dell'associazione che gestisce la Rocca, In Gir per Fan unisce, diciamo, la possibilità di mangiare camminando per la città, ma allo stesso tempo di andare a visitare luoghi, musei che magari nei giorni comuni nessuno va. Per partecipare a In Gir per Fan come si fa? Ma è semplicissimo, basta comprare un biglietto che mi viene messo a disposizione chiaramente nei vari punti vendita, tra i quali c'è anche la sede della Proloco e diciamo la zona della cooperativa Treponti. Abbiamo anche altri punti vendita, tra i quali la collaborazione con gli alberghi consorziati, sia nella loro sede ma anche nei 3 giorni che loro hanno direttamente al punto IATE. Quindi venerdì, sabato e domenica, volendo, chi è in città
può andare ad acquistare direttamente in piazza i biglietti per In Giro per Fan. Quindi poi cercheremo anche di, molto probabilmente faremo anche qualcosina online. Una nuova facilitazione anche per chi ha la visit card. Anche il Giro per Fan, assessore, rientra in questa iniziativa. Sì, ma vogliamo che tutti i turisti presenti nella nostra città possano godere di questi eventi, possano partecipare a questi eventi. In Giro per Fan raccoglie della buona gastronomia del territorio, le bellezze della nostra città, le parti artistiche della nostra città, quindi ci sarà uno sconto per chi arriverà con la visit card e potrà comprarla in prevendita, anziché 23 euro il costo sarà 15 euro. Poi lasciatemelo dire, una bellissima manifestazione, voglio ringraziare la Prolocca di Fano perché collabora con tante associazioni, tante persone che si dedicano alla loro città. Come assessorato alla cultura abbiamo invitato gli organizzatori a creare un percorso che si sovrappone a quello del cibo per il corpo, che sia il cibo per l'anima. Ecco che ci sarà la San Francesco aperto con della musica, ci sarà San Pietro in Valle a cui ci potremo affacciare con un video di racconto, ci sarà il chiostro di Sant'Agostino che verrà spiegato dall'Archeoclub e soprattutto una tappa sarà Sante a Marianova in cui potrete finalmente ammirare nuovamente l'Annunciazione del Perugino che è ritornata dai musei civici dell'Umbria e quindi potrete rivedere questo magnifico capolavoro. Al Museo del Palazzo Malatestiano ci saranno anche laboratori per bambini che potranno pensare al loro museo, quindi cibo per l'anima perché la nostra città è ricca di tesori che vanno conosciuti, che vanno scoperti e che ci possono nutrire davvero. Ed ora andiamo a Cartoceto, dove sabato si terrà l'ultima tappa di Conterranea, il tour nelle terre dell'unico olio DOP della regione. Ultima tappa per Conterranea, il format promosso dai comuni dell'areale della DOP, Cartoceto, Monbaroccio e Colli al Metauro, facenti parte dell'itinerario della bellezza, il progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord in collaborazione con le rispettive Proloco. Il viaggio nelle terre dell'unica DOP olearia delle Marche si conclude sabato 29 luglio alle 20:30 sullo splendido belvedere di Piazza Marconi a Cartoceto. Alle spalle il Teatro del Trionfo, di fronte una distesa di ulivi. In questo ambiente suggestivo, la serata verrà dedicata al tema teatro, luogo di anime, sviluppo e identità, argomento che identifica Cartoceto, dove il teatro, anticamente frantoio e deposito di ulive, si appresta a diventare, grazie al finanziamento da 2 milioni di euro del Ministero della Cultura, il primo polo performativo multisensoriale nazionale. È uno spazio di sperimentazione artistica improntata alla sensorialità aumentata, all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie in ambito teatrale. Dunque ci si chiederà proprio questo, come il teatro possa connotare un territorio, come possa raccoglierne la storia e l'identità, gettando le basi per un sviluppo economico, culturale e turistico. Ad intessere il percorso l'attore Filippo Paolasini, che alternerà momenti di rendering a musica e dialogo. Se a parlare di teatro e di territorio sarà proprio il direttore di Amat Gilberto Santini, il progetto musicale sulle note della storia italiana a partire da Teatro 10 è stato sviluppato da un trio d'eccezione composto dalla cantante Emilia Zamuner, vincitrice del premio internazionale Massimo Urbani 2016, Massimo Moriconi, bassista di Mila da sempre, Enrico Valanzuolo, trombettista partenopeo. Il trio proporrà un percorso nella storia della canzone italiana, quella che attraverso il celebre programma Rai Teatro 10, presentato da Mina, Alberto Lupo e Lelio Luttazzi, ha tracciato l'identità di un paese. Il menù della cena, invece, nel quale saranno protagoniste le eccellenze del territorio e la stagionalità, sarà curato dalla chef Eva Maria Wolk, affiancata nel racconto di vini e oli dalla sommelier Otello Renzi. La seconda edizione di Conterranea, ha spiegato il sindaco Enrico Rossi, non si limita solo a promuovere e valorizzare la DOP Cartoceto e le ricchezze culturali e artistiche dei comuni dell'areale di produzione, ma ingaggia un dialogo proficuo con divulgatori scientifici, filosofi, uomini di teatro e di cultura. La tappa di Cartoceto, ha sottolineato il primo cittadino, punta i riflettori su un luogo che da sempre affascina chi arriva nel borgo storico, il teatro con la sua effigie particolarissima, la sua storia che allaccia l'identità culturale con quella agroalimentare e le nuove prospettive che renderanno unico questo luogo nel panorama nazionale, traguardi che non rappresentano solo un motivo di orgoglio, ma che offriranno orizzonti concreti di sviluppo economico, turistico e sociale efficaci anche nei confronti dello spopolamento.
Ed ora passiamo allo sport con la 24 ore di calcetto che si terrà domani a Piagge in memoria di Pamela Sbrega, una giovane ragazza morta in un incidente stradale nel 2006. Tutti i dettagli dell'iniziativa nel servizio di Matteo Del Vecchio. Un torneo lungo una giornata intera, notte compresa, per omaggiare la memoria di chi non c'è più e per mantenere viva una tradizione che dura ormai da oltre 30 anni. Sabato 29 e domenica 30 luglio torna a Piagge la 24 ore di calcetto, Memorial Pamela Sbrega, un evento nato alla fine degli anni 80 come torneo delle vie e che nel corso del tempo ha saputo trasformarsi, coinvolgendo l'intero territorio di terre roveresche e dintorni. Il fischio d'inizio è previsto per sabato alle 16. La finale è in calendario alle 21 di domenica. In mezzo, oltre a tantissime partite che vedranno impegnate 10 squadre e 120 giocatori, tanti giochi e attività per i più piccoli, musica e stand gastronomici per un evento sempre più formato famiglia. Teatro della manifestazione, che in questa modalità stile maratona non stop tocca il traguardo delle 13 edizioni, sarà il campo sintetico Scirea e tutta l'area circostante, dove saranno allestiti gazebo e punti ristoro attivi per tutte le 24 ore e oltre. Ad organizzare è il GSD Lubacaria Piaggia SD, con la collaborazione di Avis Terre Roveresche, Avis Provinciale, CSI Pesaro Urbino con sede in Fano e il patrocinio del Comune di Terre Roveresche e del Consiglio Regionale delle Marche. E per chi non potrà essere presente sul posto, sono attive le pagine Facebook e Instagram 24 ore di Calcetto Piagge, dove ora dopo ora saranno pubblicati gli aggiornamenti e dove si possono consultare il calendario e il programma dettagliato della manifestazione. Ed era la nostra ultima notizia. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato alla cerimonia solenne che si è tenuta al Beato Sante di Monbaroccio in occasione dell'ottavo centenario della presenza dei frati minori. Ed è veramente tutto. L'appuntamento torna domani mattina con la rassegna stampa insieme a Massimo Foghetti alle ore 7 e a me non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.